video, fare questo video col cellulare nuovo è bellissimo, si vede la risoluzione. Se io, ecco, praticamente gestisco la videocamera in modalità come voglio io, no? Toccando lo schermo. Quel cellulare che sto filmando è quello vecchio, no? E film ancora si vede, però come ti faccio vedere con due mani adesso. Con cellulare vecchio filmiamo la mela. Ah, bello, però stenta a mettere a fuoco. Vedi che non mette a fuoco? Ma mettiamo l'intelligenza artificiale, ecco, inserita. Vediamo cosa succede. Se dice mela. No, vedi con la scritta AI, intelligenza artificiale inserita. Quindi il cellulare vecchio è distrutto, però funziona ancora a metà. Però se filmo con quello nuovo, che è quello in mano, si vede che è molto meglio, vero? Vediamo anche le molecole del colore della mela. Boh, non voglio esagerare, però. Ecco. Ora facciamo vedere un po' il cellulare vecchio. Che è in modalità offline, no? Ovviamente, no? Ecco. Com'era? Era distrutto. Vediamo se riesco a far vedere il vetro. Vedi che ha un segno lassù molto devastante. Vedi com'è rotto il vetro. Ecco. Se faccio due volte così non si accende. Ok, il microfono non va. E per questo poi l'ho cambiato. E retroscocca ancora integra. Sì. Vedi che è rotta tutta a pezzi la fotocamera. E lo stesso, come abbiamo visto, filma e foto ancora, fa foto ancora, no? Ho qualcosa nella gola che non riesco a parlare, aspetta. Allora prendiamo la caramella Ricola. Sapete cosa mi ha distrutto la voce? Il climatizzatore dell'auto. Adesso prendiamo. Ah no, il cellulare nuovo lì sta filmando questo. Allora no, mi faccio una foto adesso con quello vecchio. Un selfie, vediamo. Tac. Ecco. Vediamo com'è venuta. Insomma, se questo è un test fotografia, sono venuto abbastanza bene. Nonostante il cellulare vecchio sia distrutto, la mela si vede. Devo ricordarmi che ho il cellulare nuovo in mano. Gestire due cellulari contemporaneamente è un po' impossibile. Comunque, vediamo la videocamera nuova del cellulare nuovo se filma questo. Ok, test eseguito. Wow.